Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale Mr. Sims 4 Life e benvenuti in un nuovo video. Come avrete detto dal titolo, questa è la parte 12 del Let's Play di The Sims 4 al lavoro. Questi che state vedendo adesso sono i nuovi abiti che sono stati aggiunti con l'aggiornamento credo del 5 maggio e dopo che vi ho mostrato tutti gli abiti vi farò vedere anche che è stata aggiunta la nuova schermata di caricamento. Niente, io spero che vi piacciono e noi ci vediamo dopo. Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel vero e proprio gameplay. Allora, questa è la nostra fantastica faccia di Jamie appena sveglio che sta andando a mangiare qualcosa. Come vedete ci sono dei vari cambiamenti un po' ovunque. Allora ho cambiato appunto il colore del bagno perché nero, nero e bianco mi sembrava un po' troppo cupo. Allora ho deciso di trasformarlo in azzurro. Azzurro e bianco, ho fatto questa cosa molto semplice. Nella camera di Venub e Kendra ho aggiunto un semplicissimo tappeto e qui ho semplicemente, nella camera del ragazzo, ho semplicemente cambiato la disposizione dei letti, ho aggiunto solo una libreria, niente di eclatante. Invece al piano inferiore ho tolto la scacchiera perché comunque dopo che l'ho provato ho ritenuto poi dopo che è inutile, quindi così. Allora, innanzitutto vi voglio ringraziare un mega grazie perché comunque questo è il primo video che registro appena arrivati, si dice boh. Comunque questo è il primo video dopo i 300 iscritti e sono troppo felice. Allora, dato che comunque eravamo 300 iscritti e avevamo un po' di soldi, ho deciso di fare una cosa un po' diversa e finalmente ho deciso di aprire la cosiddetta fatidica boutique. Questo negozio particolare che non so ancora se farò di dolci o di vestiti, può essere che farò di tutte e due, non si sa ancora. E come infatti oggi la nostra Kendra lascerà appunto il suo lavoro perché comunque lavorerà sempre nella boutique. Intanto Jamie si sta preparando da mangiare e come non so, come in ogni let's play seguiamo sempre comunque prima una persona per andare al lavoro, diciamo, se così si può definire. E oggi ho deciso di seguire Jamie, dato che non lo seguiamo da parecchio, e dovevamo concludere appunto il caso dell'altra volta che non era concluso. Quindi lui deve andare a lavorare alle 8 e abbiamo, sì, abbiamo ancora un po' di tempo. Abbiamo ancora il tempo per mangiare e magari andare al bagno. Ecco, Jamie inizia a lavorare per circa un'ora, anche Matthew. Quindi va bene. No, magari potresti mangiare, oramai li hai cucinati. Ove toast. Di che qualità sono? Buona, ok, normale. Niente di eclatante. Dopo dobbiamo, vabbè, aspetta che tu qua, tu, come se sto parlando con una persona che sta vicino a me. Ok, penso che adesso mi sentite meglio perché ho spostato il microfono. Microfono, capirai, quello io uso il microfono della webcam. Venub sta ancora dormendo, ma non penso che oggi deve andare al lavoro. No, deve andare anche lei, però va alle 10. Intanto io ho modificato i capelli. Io ho tolto i capelli, cioè, quando era pelata. Perché nella sua tenuta da pigiama era pelata, per sbaglio l'avevo messo pelata. Allora, insomma, ho solo modificato i capelli, però per il resto è sempre uguale, non ho modificato proprio niente. Magari se ti, ecco qua. Il dovere chiama, il mondo è un pozzo senza fine di infamia e di crimine. Nel momento che Gemini distrugga buona parte, sembra un compito disgustoso. Venirti a lui preferisci che lavori per conto proprio? Io direi di seguirlo e così. Ok, eccoci qui arrivati alla stazione di polizia. Non so perché il gioco va un po' scattoso, ma boh, vabbè. Non è al lavoro, vabbè. Ok. Allora, direi di partire subito. Dobbiamo subito andare di pattuglia, parlare con il capo e raggiungere la scena del crimine, che più o meno queste due sono la stessa cosa.
La cosa che non riuscimmo a fare la volta scorsa è appunto parlare con il capo, eccolo qui finalmente. Discuti delle teorie sul caso. Sì, ok. Finalmente riusciamo a parlare con il capo. Come on. Che è un capo proprio carino. Dai, possiamo fare qualcos'altro. Discuti del caso. Andiamo sul diritti al sodo. Parla con il capo. Are you single? I think she is. Anna è single, quindi. Ci possiamo provare. Sì, ok. No. Ok, dai, allora andiamo perché poi ci perdiamo sempre in chiacchiere, quindi dobbiamo esplorare il database della polizia. Quindi sbrigati. Ecco, qui abbiamo questa fantastica immagine che sembra Summer Tides. Aspetta, come si chiamava in italiano? Mare splendenti, tipo. Mare splendente? Non ricordo adesso. Discuti sulle teorie del caso con i colleghi, però dovresti andare un secondo al bagno. Quindi cerchiamo un secondo un bagno. Ecco qui. Magari usa. Ecco qui perché te la stai facendo addosso. E mentre tu vai al bagno, magari possiamo discutere delle teorie del caso con vari colleghi. Come on. Dobbiamo ancora andare di pattuglia, ti ricordo, quindi. Vabbè, andiamo direttamente di pattuglia. Ok, abbiamo raggiunto la pattuglia e come vediamo è completamente vuota. Boh, vabbè. Allora, dobbiamo trascorrere 2 ore in pattuglia, metto un mandato di comparazione e chiacchierare con i civili. Quindi metto un mandato di comparazione, metto un mandato di comparazione per sim che spargono rifiuti o si azzuffano. Vabbè, il telefono se vibra lasciatelo vibrare. Magari possiamo. Ma che ne so. Chiacchierare, non lo so, imparare a conoscere. Qualcosa di molto semplice. Situazione amichevole. Here we go. Cute, she's pretty cute. Oh my god, look at her face. What the fuck? Questa sarà una vecchia travestita, ecco, infatti è una vecchia travestita. No. Ask. Oh my goodness. Ehi, no, non è sbrefurente, non può. E non vedo nessuno che si sta zuffando. Nessuno che si suona sberle. Ehi. Oh my god, you are a very bitch. Che stronze! Lotta, vai! Ammazzate, non importa che sono donne! La gentilezza è andata a farsi fottere a questo punto. Oh yeah! Come on! 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 Come on!
Come on. Oh yeah. All right. We are the winner. Oh yeah. Adesso dovresti fare un mandato. Na 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 na. Keep gonna insane na na. Perché sto cantando Masterpiece? Non lo so. Ma come ancora devo trascorrere 2 ore in pattuglia? Gente che attraversa la strada. Magari potremmo prendere anche questo. Cosa si trova qui un attimo? Che comunque intanto sono trascorse le 2 ore. Beh, ha trovato una capsula, allora. Apri. Là. Oh, Poppy, vendiamo. Ok, dai, direi di tornare alla stazione di polizia. Ok, eccoci ritornati nella stazione di polizia. Oddio. Dobbiamo parlare ancora col capo. Prendi il verbale della polizia. Prendi il verbale della polizia di un civile. Raggiungi la scena del crimine. Però queste sono cose che dobbiamo fare la prossima volta. Quindi parla con il capo. Amichevole. Parla con il capo. No. Andiamo, tanto non ci serve bene, open a 7 miliardi questi. Romantico. Flirta di nascosto. Quanto ci vuole per risolvere un caso? Stai barcolando nel buio. Vedete i risultati, Higgins, e li voglio e li volevo ieri. Ne voglio ieri. Mi terreno corretto proprio. Ma tutto è da portaggio audace. Non ci rompere i coglioni. Questo che poi ci assomiglia. Discuti delle teorie del caso. Anne è flirtante. Ok, prendi il verbale della polizia di un civile. Ah, ok. I civili si recano alla stazione per segnalare i crimini. Prendi il verbale della polizia. Hai appena finito l'accademia. Almeno se indossare l'uniforme nel modo giusto è già qualcosa. Va bene, devo segnalare il crimine. Sai, hanno rubato una cosa. Il mio cuore. Ma chi te si incula? Ci serve un computer. Quindi chicca, ti sposti un attimo. Esplora il database della polizia. Che è andato a lavorare per circa un'ora, vabbè. Beh, non riusciamo, quindi direi di allenarci per un'ora, perché a questo punto se non riusciamo ad usare il computer. Corri con il petto gonfio. Fatto bene? Sì. Na 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 na. Non rimaniamo comunque di più perché non avrebbe senso. Che adesso lavoro e metto, è tornato a casa. Parla di nuovo con il capo. Allenati. Boom, 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 boom. 3, 2, 1. No. Gaff. Era un bluff. Yeah! Perché dobbiamo ancora... Oh, ok. Oggi Jim ha svolto un lavoro fantastico. Nel suo futuro potrebbe esserci un distinto più brillante e un nuovo titolo. Ed hanno guadagnato 351. Ok, siamo tornati a casa e direi subito di far tornare Kendra a casa. Perché comunque ci serve Kendra per aprire la nostra boutique. E spero che torni al più presto. E appunto abbandoniamo il lavoro. Intanto tu potresti farti... No, tu. Tu potresti farti una doccia abbastanza velocemente. Lascia il lavoro. Devi uscire. Quando vieni?
come on, Kendra. Come on, come on, come on. Ma se clicco qua cosa succede? Contate, controllo tutto il quartiere. Città felice, vediamo un po'. Oh! Che figata! It's raining! Raga, sta piovendo. Ma non è pioggia, ma è viola. Chica. Ah, ma non torna lavoro. Ah, ecco, allora. Siamo tornati e direi lascia il lavoro. Finally. Nel frattempo, mentre lascia il lavoro, fai un pasto veramente veloce. Sì. Fai un pasto veloce. Patatine. Kendall ha lasciato il lavoro, presto preparo un piatto. Ho deciso che era il momento di scegliere una nuova direzione per la carriera, obviously. Metti attivato Città Felice, tutti sembrano così amichevoli. Meglio, meglio. Ok. Are you happy right now? Vai qui. Ok. E allora compra un negozio. Alright. Stiamo comprando un negozio. Ok. Eccoci qui, allora andiamo a Magnolia Promenade. Ecco qui. Qui. Ok, eccoci qui arrivati nel lotto e dobbiamo appunto trasferire dei soldi. Quindi fondi dell'unità familiare 4.750, negozio attuale 0 euro. Se ci importo trasferire facciamo 3.000. Ok, abbiamo 3.000 simoleon e iniziamo a costruire qualcosa. Ecco che abbiamo tolto, anzi no, la griglia ci serve ancora un pochino. E voglio fare qualcosa di abbastanza carino. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Magari prendiamo questo. Un negozio piccolino, ma abbastanza efficiente. Quindi allarghiamo un pochino. Ecco qui. Something pretty simple. Alright. Allora mettiamo un tetto abbastanza carino. Facciamo un tetto del genere. One. Alright. Passiamo ai muri. Prendiamo qualcosa di semplice ma carino e che non costi molto. Andiamo pink. Mattina, oh ma non si vede un cazzo. Pink, no. Red, no. I don't know. Vediamo qua se possiamo mettere qualcosa. Vediamo questo qui. Questo è carino però. Qualcosa di più chiaro, vediamo, vediamo. Troppo chiaro. Questo. Oh, questo è sì che è carino. Vediamo qualcosa. I like that one. Ok, ho deciso che metterò questo magari con un colore di tetto un po' diverso. Ecco qua. Vabbè, non cambia niente. Passiamo direttamente, mettiamo una porta. Questa no, magari chiara a questo punto. Mettiamo. Oh, però non ci troviamo, magari possiamo allargare, vediamo quanto ci è costare. Se dai possiamo, no, poi non ce la facciamo con i soldi, no. Allora accorciamo invece di allargare. So sorry. Ok, più quadrato, così abbiamo anche più soldi e possiamo adesso mettere la porta. Ecco qui, bianca carina. E allo stesso tempo mettiamo un bel paio di finestre. I don't know. Questo e questo, vediamo se ci sono.
Ok, questa sì. Facciamo così. The pink one, no. Se, se la vediamo come si vede. Ecco, magari così. Ok. Adesso facciamo all'interno. Mettiamo però prima una luce, perché altrimenti non riesco a distinguere i colori. Quindi vediamo questa, no, troppo. Mettiamone una carina, arrivati a questo punto. Vediamo quella lì di The Sims 4 base, che non trovo. Eccola qui. Mettiamo questa qui. Perfetto. Mettiamo, vediamo. Rivestimento murario, no. Oddio, ecco, fucsieggiante. Dobbiamo dargli anche un nome. Vediamo. Andiamo direttamente di legno bianco. Sì, perfetto. Dobbiamo dargli un nome. Vediamo un po'. Lo possiamo chiamare. Vediamo. Ok, così. Non lo so. Vediamo un po', vediamo un po'. Moda da Kendra. Perfetto. Ecco qui, benvenuti a Moda da Kendra. Sì, però comunque voglio cambiare il colore delle mura, perché questo rosa è scoccente, tutti quanti hanno rosa, non dico verde. Ecco, dai, questo è chiaro. Allora, ci servono però più soldi, magari vediamo. Negozio, fondi dell'unità familiare, negozio attuale. Prendiamo altri 500 simoleon. Ecco qui. Allora, ci serve un bancone, prendiamolo da qui. Ecco, ah, abbiamo proprio questi qui. E prendiamo questo. Mettiamo qui. No, non abbiamo abbastanza soldi per comprare nemmeno un manichino. Una sola, la cassa dove si compra, vediamo. Ah, ecco qui, articoli per negozio, registratore di cassa bianca, eccola qui, fantastica. L'abbiamo messo anche al contrario, perfetto. Vediamo. Oh, espositore, abbiamo anche un espositore, cosa che useremo in futuro quando avremo un po' più soldi. Prendiamo un manichino, quanto costa? 350, vediamo. Prendiamo un manichino da donna e lo mettiamo qua. Ok, ho solo 87 simoleon e non possiamo comprare nient'altro. Bancone di negozio senza pretese, che carino. Vabbè, rimaniamo così. Aggiustatore di cassa, ok. Moda da Kendra, negozio, perfetto. E iniziamo a giocare. Sono le 6.50. Direi di prima di creare un abito per il manichino. Crea un abito in Crea un Sim. Ok, eccoci qui nella modalità Crea un Sim. Vediamo cosa sono queste cose illuminate. Vabbè. Allora, cosa gli possiamo fare indossare? Vediamo. Qualcosa di semplice e carino. Let's see. Vediamo magari tra i vestiti se c'è qualcosa. No, questo proprio no. Nemmeno questo assolutamente. Questo qui, questo è carino. Questo qui, dai. Questo qui magari con delle scarpe decenti. Vediamo così. Fare tacchi alti così. Nere, no, magari aperte, vediamo. Qualcosa di più carino, no? Ok, sì, dai. Magari possiamo mettere anche un bracciale. No, anelli, bracciali.
questo no. Ecco. No. Ok, le scudiamo il bracciale, perfetto. Ok, qua, allora, abbiamo il nostro fantastico manichino che è vestito e... Ok, vediamo come si apre il negozio, vediamo qui. Sferisci i fondi del negozio, attivo disattivo le indicazioni in vendita. Cosa stai facendo? Ma è aperto? Quindi il negozio, sferisci i fondi, posso questo il negozio, apri il negozio, ecco qui, perfect. Ok, let's take a picture. Cute. Perché non ha una luce in testa? Sì, che ne dobbiamo comprare un'altra. Perfetto. Alright. Fatemi fare una foto. Ok. Siamo aperti, il negozio è aperto, i clienti stanno arrivando a esaminare la merce di Kate, i dipendenti e assunti arriveranno a momenti, ricordo di assegnarle un incarico da svolgere durante il turno. Ecco qui, allora speriamo che arrivino presto dei dipendenti, vediamo se c'è stato aggiunto qualcosa, non abbiamo solo la nostra macchina fotografica, vediamo se arrivano dipendenti, cioè dipendenti, clienti, mi sa che forse è un po' tardi. Vediamo, speriamo che questa viene nel nostro negozio, queste due magari. Let's see. Oh, che carine. Sono illuminate, sì. Che figata. Come on, everybody. Ah, questo è un bagno. Questo sta venendo. Sì, il primo cliente. Vediamo cosa possiamo fare. Saluta il cliente, ecco qua. Hi. Negozio. Rispondi alle domande. Ha una domanda? Negozio, rispondi alle domande. Ehi. Hi. Oh, take a picture. Escludi le preferenze d'acquisto. Non rispondi mai. Rispondi alle domande. Telefono che vibra. Qui non c'è molto altro che mi interessa. Il personale di vendita non è stato esattamente servizievole, è andato da qualche altra parte. No, please. Goodbye. Altre chiedi della fascia di prezzo, che ne so. No, dobbiamo acquistare qualcosa. Deve acquistare qualcosa.
rispondi alle domande, magari non può venire qualcun altro troppo tardi. Un negozio. Here we go, another one. Saluta il cliente. Hi. Negozio. Oh. Dai. Forse. Chiacchierano. Scelte negozio, rispondi alle domande. Negozio della fascia di prezzo. Discutere. Qui non c'è molto altro che interesse. Il personale di vendita non è stato esattamente servizio da qualche altra parte. Oh, è troppo tardi. Ok, vabbè. Chiede al cliente di andarsene, è troppo tardi. Ah, chiudi il negozio. Le vendite vanno già male. Vabbè, sarà per il prossimo giorno. Ok, articoli venduti 0. Stipendi dovuti totali 0. Utile netto 0. Benissimo. Perfect. Ok, adesso puoi andare a casa. Alright, magari torniamo domani pomeriggio. Ok, siamo tornati a casa e direi di andare direttamente a dormire.